Allargate il cuore anche voi, allargate il vostro cuore anche voi. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, Corinzi. Il nostro cuore si è allargato. Voi non siete allo stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Allargate il vostro cuore anche voi. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come ai figli. Allargate il cuore anche voi. Come collaboratori di Dio, vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio invano. Poiché gli dice: ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco l'ora, il tempo favorevole, ecco l'ora, il giorno della salvezza. Noi non diamo nessun motivo di scandalo affinché il nostro servizio non sia biasimato. Ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio con grande costanza nelle afflizioni, nella necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nell'umiliazione, nella buona e nella cattiva fama. Considerati come impostori, eppure veritieri, come sconosciuti, eppure ben conosciuti, come moribondi, eppure eccoci viventi, come puniti, eppure non messi a morte, come afflitti, eppure sempre allegri, come poveri, eppure arricchendo molti, come non avendo nulla, eppure possedendo ogni cosa. Allargate il vostro cuore, allargate il vostro cuore.